invitato per il convegno. Ma voglio proprio anche ringraziare Paolo Ananiostro e Antonio Mattei, che sono le due persone che hanno reso possibile anche con il ruolo di ieri il collegamento. Il mio intervento riguarda le Open Educational Resources, quindi vi introduco il mondo della formazione e della didattica nel mondo dell'Openness. Il mondo dell'education e il mondo dell'openness sono connessi, diciamo, ormai da più di un decennio con le Open Educational Resources, ma si sono recentemente molto revitalizzati da quando sono comparsi sulla scena remote nel 2012, che è un fenomeno che ha aggiunto anche il numero cronache, a cui dedicheremo una parte della presentazione di oggi. Questa è l'Università di Bologna del 1300, ma non è molto diversa dalle aule dell'università che abbiamo oggi. Quello che potrebbe cambiare un po' la situazione è proprio le possibilità che vengono messe a disposizione non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista metodologico, dagli strumenti tecnologici che ormai sono a disposizione di tutti. E in questa relazione parlerò nello specifico sia delle Open Educational Resources più brevemente che poi dei MOOC, perché forse è il fenomeno che di cui avete avuto pensi anche dai giornali. Partiamo dalle Open Educational Resources. Cosa sono? Sono intanto molti tipi di materiali, cioè possono essere corsi, materiali dei corsi, moduli, learning log, syllabus, lezioni, quiz, attività di laboratorio, materiali pedagogici, demo, simulazioni e così via. Quindi nel termine Open Educational Resources entrano proprio tutti i materiali che vengono utilizzati per la didattica e la formazione. Sono comunque tutti, in genere si considera così, realizzati o disponibili in digitale, e sono disponibili ovviamente in modo aperto e quindi in qualunque parte del mondo. Questo è un elemento fondamentale rispetto a quello di cui andiamo a parlare oggi. Sono aperti, ha parlato Maria Chiara stamattina delle caratteristiche di openness, nel nostro caso, in caso diciamo della ricerca, ma anche alla didattica, considera che le open educational resources devono essere aperte sia dal punto di vista tecnico, quindi facili, deve essere facile farne a loro, quindi devono essere ovviamente gratuite, free. Devono rispettare il canone delle Creative Commons e devono essere anche accessibili, quindi facilmente accessibili. Facendo la relazione che stiamo facendo in questo momento, e va di molto il livello di accessibilità dei convegni, delle conferenze, perché ormai sempre di più mi capita di parlare in conferenze in cui i relatori vengono da varie parti del mondo, e non solo, anche le persone che ascoltano da varie parti del mondo, proprio da tutto il mondo, Africa, Stati Uniti, e hanno la possibilità di intervenire tramite una chat nella quale pongono le loro domande, che vengono raccolte dai relatori alla fine della relazione per rispondere a quelle che ritengono più utili per tutte. Non ho tempo perché i tempi sono andati molto avanti per parlare di Creative Commons, ma penso che siano conosciuti da tutti voi. Il conto, in definizione generale, è una rivisitazione della legge sul copyright per fare in modo che siano disponibili le licenze direttamente dall'autore, e quindi una rivisitazione, per così dire, positiva del copyright. Ci sono modalità di Commons, che su questa frase assunto, ma non farete a parlare di tutti. Allora, in sostanza, cosa sono le Open Educational Resources? Poi abbiamo già detto, sono
risorse adatte per l'insegnamento e l'apprendimento che sono rilasciate con una ricerca, con una licenza aperta e possono essere riutilizzate, ma non solo, anche riorganizzate dalle persone che li utilizzano. Ma quindi la caratteristica di avere sia la possibilità di lasciare agli utenti finali la possibilità di possesso di questi contenuti, di riuso di questi contenuti, nella forma diciamo, non alterata rispetto alla risorsa originale, di revisione dei contenuti, di remix dei contenuti con altri contenuti e di ridistribuzione. Questa è, diciamo, la definizione più estesa di Open Educational Resources, che è stata variamente declinata in tutte le definizioni che vedete elencate qui, che si sono negli anni succedute. Una delle prime manifestazioni dell'Open Educational Resources, riconosciute a tutti, è Wiki, in cui diciamo, un grande prodotto è quello di Wikipedia, che io consulto spessissimo e che si mostra veramente utile e anche affidabile. La prima università che ha questa filosofia è l'MIT, che nel 2001 dichiarò che avrebbe messo a disposizione i contenuti dei propri corsi, gran parte dei propri corsi, finanziata da una fondazione. Attualmente, come vedete, ci sono 2.150 corsi che sono disponibili online dall'MIT. Un altro dei fenomeni, diciamo, più europeo è quello delle European School, questo non per le università, le scuole, ho voluto mettere questa slide per vedere che non solo le università, ma anche le scuole si stanno interessando di questo fenomeno, però gli OER in gran parte vengono, diciamo, utilizzati per scopi, per così dire, di aiuto al sud del mondo e alle nazioni, ai paesi meno ricchi, da parte di fondazioni dall'UNESCO, dal Commonwealth of Learning, perché è appunto un'associazione che si preoccupa di portare l'educazione in paesi meno ricchi. Quello che vedete qui sono la suddivisione nel mondo dei paesi che si occupano di, o che hanno a disposizione e che producono proprio educational resources. Come vedete, l'Eastern Europe e North America sono sicuramente le più presenti, ma anche l'Africa subsahariana, come vedete lì. Questo è un raccordo di una slide di un po' tutti gli enti, le associazioni che hanno prodotto Open Educational Resources, Welcome Lab, molto più famose, ma anche varie università, Commonwealth e così via. A questo indirizzo potrete trovare tutti i corsi in Open, oppure le risorse disponibili online. E andiamo adesso a parlare però del MOOC, che sono sicuramente il fenomeno che è più presente nel mondo delle università in questo momento. Guarderemo alcune delle caratteristiche del MOOC, forse qualcosa dovrà saltare per via del tempo, comunque farò il possibile. I MOOC sono nati nel 2008 in Canada, le due persone che li hanno promossi, che sono George Siemens e Stephen Jones, che avevano messo a disposizione quei 25, oltre che dei 25 studenti che frequentavano le loro lezioni all'università, i loro corsi anche a oltre 2.200 studenti in modo gratuito online. Questo è stato proprio il primo MOOC che è comparso sulla scena, è ancora uno dei più famosi. Poi negli anni, in verità, si sono molto diffusi e nel 2012 hanno cominciato a parlare di MOOC un po' tutti i giornali, quindi vedete, io faccio una raccolta di giornali perché li hanno messo in primo piano, così come l'Internazionale ha dedicato un grande numero al fenomeno che si stava sviluppando. Ma in definitiva cosa sono questi MOOC?
Dunque, intanto MOOC vuol dire Massive Open Online Course. Massive perché normalmente le persone che si iscrivono a questi corsi completamente gratuiti che vengono messi a disposizione da molte università ormai raggiungono fino a 10.000 iscritti, anche se poi i frequentanti veri si riducono di molto, a 30-40%, ma rimangono pur sempre dei numeri importantissimi. Open, come abbiamo già detto, sono disponibili diciamo, in modo con le caratteristiche di openness che abbiamo descritto, online perché sono tutti online, e così perché non sono come le risorse, cioè magari dei materiali didattici, ma sono proprio corsi, quindi dei corsi che hanno un inizio e hanno una fine. In realtà i MOOC non hanno lo stesso livello di apertura del web, perché ci sono degli elementi nell'ambito del MOOC, soprattutto se si vuole arrivare alla certificazione, che sono a pagamento. Quelli che vedete sulla destra sono i consorzi, le università che stanno mettendo, più famosi, che stanno mettendo a disposizione i MOOC fino adesso che hanno, o stanno per iniziare a farlo. Allora, oltre che te, però, questi corsi sono normalmente, quando sono fatti bene, partecipativi, distribuiti e sono utilizzati da gran parte da persone che fanno formazione permanente. Quindi non sono solo un momento puro semplice, quando sono fatti bene, ribadisco, che mette a disposizione del materiale didattico, ma sono proprio dei corsi che consentono una connessione, una collaborazione. Quindi cercano, quando sono fatti bene, di coinvolgere nel processo di apprendimento le persone che li seguono. Sono, come detto, un evento, cioè non inizia, una fine e una coorte di studenti che segue e che molto spesso sono in contatto tra di loro. Normalmente sono corsi non pagati, anche se come vedremo qualche aspetto è pagato. Sono uno studente che segue la lezione con vari elementi, oltre che con il sito, anche con i propri colleghi, con altri studenti che stanno seguendo per il materiale. Utilizzano tecnologie, quelle che in verità i nostri studenti utilizzano tutti i giorni, cioè blog, Facebook, Twitter e così via. Quindi tutte le tecnologie che sono disponibili online. Ciascuno lavora a casa propria, ma in un autentico network di persone che sono interconnesse. Quindi queste sono i MOOC. Qual è la differenza tra gli OER e i MOOC? Beh, innanzitutto gli OER sono delle risorse e i MOOC sono dei corsi, con tutte le caratteristiche dei corsi sulle quali è utile dilungarsi. Poi, mentre gli OER hanno una possibilità di funzione che normalmente sarà una risorsa stabilita dall'utente, i MOOC sono eventi, quindi ci sono corti di studenti che li seguono. Mentre gli OER possono essere eseguiti anche da una sola persona, i MOOC sono massive, cioè normalmente ci sono migliaia di persone che seguono i corsi. Tutte e due sono multimedia, tutte e due sono free, anche se poi i MOOC sono un po' meno free. Gli OER sono Creative Commons, i MOOC Creative Commons non è tanto detto. Gli OER sono fatti per scopi sociali, mentre i MOOC vengono pagati per la certificazione. E gli OER sono per tutti i livelli di educazione, mentre i MOOC normalmente sono per l'educazione universitaria e per la formazione permanente, quindi ci sono delle università notevoli. Dove sono disponibili i MOOC? Qui vedete gli enti, i consorzi che creano MOOC in giro per il mondo, per l'aggiornamento. E questo che vedete qui è invece la quantità di MOOC che erano disponibili nel maggio del 2014 in Europa. Chi sono i provider di MOOC? Innanzitutto Coursera, negli Stati Uniti, che ha il 7% del mercato. Ma poi compaiono oltre EdX, che è un altro grosso provider, poi compaiono anche molti provider europei adesso, come University, TeacherLearn, Myriada, Fox University Numeric e altri.
parte computer science ovviamente, anche business and management, medicina e altri. Dove siamo nella curva? Allora, in questo momento siamo forse qui, cioè dopo un iniziale fortissimo interesse per i MOOC è seguita la naturale e prevedibile disillusione. Presumiamo che nei prossimi anni però si risalirà a un plateau di produttività, perché il fenomeno, come vedremo, è assai interessante. Chi sono i provider dei MOOC? C'è il mondo non profit, come abbiamo visto era già tipico nel mondo dell'R, c'è il mondo delle società che singolarmente producono MOOC per la formazione dei propri, delle proprie persone, dei propri lavoratori, ci sono attività del vecchio. Spero aumenterà fenomeni di università. Che voci universitari si mettono insieme per produrre MOOC. Dove sta il business del MOOC, che non parla nessuno? Essenzialmente sta nel mondo della certificazione, ma ci sono altri elementi che potrebbero, diciamo, portare a una parte sostenibile che vanno a toccare diversi elementi, tipo per esempio la creazione o la produzione di opere di corsi specificamente per alcune aziende che hanno bisogno di dedicarsi alla formazione dei loro assunti. No? Posso entrare nel dettaglio perché il tempo è poco, però vi faccio notare alcuni altri elementi che secondo me sono importanti. Vedete qui quanti sono le persone che possono iscriversi a un MOOC, questo è un dato che viene da Mediara, spagnola, a un corso sono iscritti 16.000 persone, ed è vero che poi lavorano su corso il 41% e poi anche lo hanno finito, ma i numeri in ballo rimangono sempre altissimi. Quello che però fa la differenza è la certificazione, cioè alla fine di questi MOOC vengono certificati dalle università, dalle che l'hanno realizzati oppure no. Intanto c'è una differenza fondamentale tra certificazione rilasciata da chi ha fatto il MOOC stesso e credito rilasciato eventualmente da una università. E dentro il credito che può rilasciare l'università, un po' la differenza forte è se l'università rilascia credito per i corsi che lei stessa ha realizzato, o anche per i MOOC UR che sono stati realizzati da altre università e perché no anche da altri enti. E qui è dove si gioca la discriminante, secondo me, anche quella cui le università dovrebbero un attimo pensare per cercare di caricare il fenomeno. Allora, è stata fatta anche delle indagini su quante università lasciano i crediti o certificazioni, non mi soffermo, i numeri sono ancora molto bassi e secondo me è su quello che bisognerebbe pensare. Una parola sui modelli pedagogici, perché alla fine sono una pedagogista, quindi di questo mi piace occupare. Non si vorrebbe mai che alla fine cambiamo la tecnologia, ma il modello pedagogico che c'è alle spalle è ancora quello del punto di non ripetere, cioè abbiamo la testa di uno studente in cui pensiamo di poter inserire i contenuti che vogliamo, quindi diciamo un punto di livello tecnologizzato. Pare di no, cioè ci sono MOOC che sono quelli che vengono chiamati XMOOC, che hanno un modello che è più o meno quello dell'imputo di Norimberga. Ci sono però dei CMOOC, quindi Connectivism MOOC, che hanno un modello completamente diverso, che quindi si basa su elementi molto innovativi dal punto di vista pedagogico, hanno l'ambizione di coinvolgere gli studenti dal punto di vista collaborativo della valutazione fra pari, quindi peer evaluation, e della flipped classroom, cioè mettere a disposizione il materiale prima che il docente si palesi, per così dire, agli studenti attraverso l'online, e quindi in aula discutere e non tanto per presentare i materiali.
alto per non portarvi via troppo tempo, e andiamo a vedere dove potete trovare i MOOC, se per caso i MOOC sono di vostro interesse. Intanto c'è questa MOOC list, www.mooc-list.com. Come vedete qua sono tutti gli elementi che voi potete trovare, cioè ce l'hai per tutti i gusti, ovviamente. Si può effettivamente fare corsi ovunque voi volete, fino a quelli tu da caso, uno sul jazz, l'altro sulla musica dei Rolling Stone. C'è però un altro sito che è quello dell'Europa, Open Education Europe, dove non solo si trovano i MOOC, ma anche si trovano gli ORR, e se entrate in questo sito, voi potrete selezionare attraverso un motore di ricerca se vi interessano corsi per l'università, per la formazione, per la scuola secondaria, primaria o classificati, filtrati per data di inizio del corso o filtrati per risorsa, cioè se volete partecipare a un corso vero e proprio oppure se state cercando solamente delle risorse, solamente dei sistemi di assessment, solamente delle immagini, solamente dei testi. I materiali che sono disponibili online così sono veramente tantissimi. C'è veramente un modo di arricchire anche i propri corsi all'interno dell'università, con corsi che altri docenti in altre università hanno messo a disposizione, magari per poi discuterli nell'ambito della propria classe, facendo notare quali sono i punti in cui siamo d'accordo e quali no. Queste sono le università italiane che sono già coinvolte nel fenomeno dell'ORR e del MOOC, e questi sono i documenti su cui potrete trovare tutti gli elementi di approfondimento di chi vi è interessato a questo fenomeno. C'è anche una conferenza tra poco, il 15 aprile, la colla per la sottomissione del paper è già scaduta. Vado mi avvicino alla conclusione con queste tre slides, un po' di riflessione generale. Allora, molti hanno detto che i MOOC erano come uno tsunami, un fenomeno che era come uno tsunami, e che le università, invece di surfare sullo tsunami, cercando di governare il fenomeno, molte delle università in realtà stavano fermi sulla spiaggia a guardare il mare che si ritirava e a domandarsi, anzi stanno fermi sulla spiaggia a guardare il mare che si ritira e a domandarsi che tipo di fenomeno sarà mai. Altri docenti sono preoccupatissimi perché adesso questo tipo di strumenti vengono forse si vedono un po' esautorati dalle possibilità di governare il processo e che altri enti esterni all'università possano in qualche modo garantire delle certificazioni. Altri ancora dicono che la didattica di molti di questi MOOC è fatta in modo tale che in realtà non ci preoccupiamo minimamente degli studenti, mettiamo a disposizione del materiale e poi aspettiamo che le persone se la cavino da soli. Io penso invece che il fenomeno dei MOOC è un fenomeno molto interessante, che ha portato all'evidenza di tutti come con le tecnologie è possibile veramente creare un mondo aperto nel quale materiali più ampi siano disponibili, sia possibile un colloquio con altri docenti in altre parti del mondo e sia poi possibile anche aprire il curriculum che viene offerto all'università attraverso la possibilità di certificazioni, di formazioni che vengono fatte all'esterno dell'università stessa, purché l'università si dia una mossa e cerchi di capire cos'è questo fenomeno, non solo pensando ma sì che è un fenomeno che passerà, perché in realtà porta con sé molte prospettive che possono essere dall'università sfruttata, soprattutto cercando di prendere in mano saldamente la possibilità di certificazione, non solo dei corsi che l'università stessa fornisce, ma anche i corsi che altre università in giro per il mondo forniscono e che i nostri studenti, ma non solo gli studenti, anche persone in formazione permanente, seguono. Questo è quanto volevo dirvi, spero di non aver
modo chiudo in questo tempo che mi era consentito, e vi ringrazio tutti, sono disponibile per le domande se c'è tempo. Senti, no, parlando di Mo prima, facevi una distinzione sugli owner e dicevi che la differenza sostanziale è che un Mo che è un qualcosa in essere, cioè un evento, quindi è un qualcosa in action. E quindi... Sì, adesso sento molto, molto rimbombante, quasi non capisco, forse il microfono è troppo vicino. Allora, allora meglio? Allora, vai a parlare lì. Sì, infatti. Vengo in questo momento. Adesso benissimo, adesso benissimo. Semplice, c'è un modo per trasformare un mock in un OER, cioè un evento che è accaduto, un mock che è accaduto, quindi tutto il corso con le domande fatte, le risposte, la documentazione può essere inteso come un OER successivamente. Sì, purché erano rispettati tutti i criteri di openness, quindi che per esempio non venga fatto pagare nulla per il tutoring, come spesso succede nei mock, cioè ti forniscono tutti i materiali, ma poi se tu vuoi un tutoring, cioè un docente che ti segue nel tutoraggio per certificare mano a mano in itinere la tua competenza, si richiede un pagamento, quindi cioè bisogna anche capire qual è il business model, perché ovviamente il tempo del docente che segue, figuriamoci 10.000 studenti, è un tema molto costoso. Per questo si è diciamo, dato inizio a questi sistemi di modalità di assessment diversi che vengono chiamati peer assessment, cioè invece di consumare il tempo del docente viene utilizzato anche la possibilità molto ampia e molto efficace di scambio tra le persone che partecipano allo stesso corso, si chiama tiragogy, ovvero pedagogia tra figli. Ma è appunto il fenomeno dei mock, sono anche un
del sapere, mentre le università telematiche, che sono nate per scopi completamente diversi che tutti conosciamo, avevano proprio un'idea diversa, sicuramente di fare business. Anche lì, molte sono università di ce n'è qualcuna di buon livello, altre diciamo diverse, però come voi sapete è in atto una valutazione delle università, tutte, sia quelle telematiche che quelle tradizionali. Dall'anno. Benissimo, hai toccato un altro tasto. Allora, grazie a Patrizia, ti facciamo un altro applauso per la tua presenza. Sì, certo.